Poi oggi ho visto un pochettino la nazionale, mo, prima di venire qua alla trasmissione, l'Under 21, l'hanno ridata un'altra volta a Di Biagio, che è un grandissimo raccomandato. In 20 minuti hanno fatto due pere. A Di Biagio, ma vattene, no? Tu non sei in grado di allenare questa squadra, non vuoi giocare, capire come pensi tu. Purtroppo nel gioco del calcio quello che conta anche molto la parte difensiva, il centrocampo. Ma tu vuoi copiare la Spagna? La Spagna e il Brasile ci fanno un culo come una capanna. Devi essere nazionale. Noi una volta facevamo il famoso Nereo Rock, facevamo un bello 4-4-2 e mi rotte lo sfintere a una frega di gente. Con il nostro modo di giocare a pallone, mo si tu lo 4-1-4, poi si gioca il 4-3, poi 4-3 persone a centrocampo, 4-3-1-2, 4-2-4, ma che cazzo di numeri sono? Alla fine sembra un centrocampo, che come noi dopodomani andiamo, quando è domani si gioca la Spagna? Domani sera. Io vorrei sapere, quella giusta, il 3-4-2-1, caro amico nostro, caro Ventura, noi dobbiamo tenere un centrocampo forte. È bello giocare con Insigne a sinistra, Candeva a destra, capito? Per il gioco spumeggiante. Ne potremmo fare lo spumeggiante, teniamo via la bottiglia di gazzos, brum, le sbattiamo, esce spumeggiante. A pallone ci vuole un risultato, dobbiamo lottare, dobbiamo difenderci. Non possiamo fare correre addietro agli altri, dobbiamo fare un modulo di gioco nostro. Per esempio, per me il 4-3-2-1 è buono. Lo so che rinunciamo a due elementi come Insigne dalla parte di qua e di là a sinistra e Candre, ne le potremmo fare, ne facciamo, io lo dico per voi. A me personalmente, oltre il dispiacere di perdere sempre la nazionale e via discorrendo, è inutile che andiamo là, combattiamo, facciamo, e che tenete lo macete? Ma io mi fa la guerra, una partita di palloni, eh? Comunque, io ve la dico, vedete un po' come volete, quando c'è l'inno italiano, io mi alzo a casa da solo e me lo canto, preciso, sono sempre vicino alla nazionale, però le delusioni sono tante perché noi, non lo so, una volta era una nazionale, sì è vero che ci rispettano, sempre quattro titoli mondiali, quattro noi, quattro la Germania, quindi gli altri primi che ci arcappa la Spagna, che sta aprendo una bocca grossa come una casa, capito? Noi spagnoli, a due cazzo non avete vinto mai niente. Muovete ad avervi ad avvinci gli ultimi 10 anni, gli ultimi 10 anni, ma quando mai avete vinto? Eravate sempre dei gregari, però adesso giustamente fate un bellissimo gioco, avete creduto nelle giovanili, cose che l'Italia invece no, ci vorrebbe credere alle giovanili, capisci? Però dice bisogna giocare con 4 fuori quota, 5 fuori quota, ma i fuori quota, se io squadra, no, ho dei fuori quota bravi, li faccio giocare. Ma che me la dice la Federazione Italiana Gioco Calcio che li devo far giocare? Li faccio giocare anche per una questione di monetizzare il valore, capite, delle squadre giovanili che ho.